sta significando un bellissimo evento, specialmente in queste ore dove vediamo la città piena ancora una volta di gente, di più che negli altri anni, e vediamo soprattutto tutte le istituzioni culturali, artistiche, e non solo istituzioni, gallerie e tanti altri luoghi che si mettono in moto. I collezionisti che vengono dalle altre parti d'Italia e anche d'Europa mi dicono che non avevano finora mai visto una città così in movimento per l'arte, e quindi è un riconoscimento che credo faccia tanto piacere a Bologna. Arte Fiera sta riconquistando, ha riconquistato il suo ruolo di fiera di riferimento per l'arte moderna e contemporanea in Italia, e quindi crediamo che per Bologna sia veramente un bel fatto, che adesso ci fa già pensare a come fare in modo che siamo ancora di più una città che mostra non soltanto di saper ospitare l'arte, ma anche di saperla produrre nel modo più bello per l'arte, cioè assieme alla gente. E secondo lei il prossimo anno che cosa vorrà dire crescere con Arte Fiera? Vorrà dire innanzitutto consolidare l'idea di una fiera per il sistema dell'arte. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di avere qui a Bologna tanti autorevolissimi collezionisti italiani, e vogliamo continuare con questa idea di una fiera che cioè serva a proporre idee e temi per il mondo dell'arte, come sta accadendo quest'anno. E poi una fiera che assieme alla fiera produca un evento per la città, come in queste settimane per la bellissima mostra sulle realtà artistiche degli ultimi decenni dell'altro secolo nelle realtà dell'est Europa post-sovietica. Quindi stiamo già pensando a un grande e bel evento a Oriente. Ultima domanda, secondo lei non sarà il caso di, vista la grandissima affluenza che c'è stata adesso qua fuori, c'è una fila abbastanza importante, spalmarla su più giorni, allungare il periodo? Beh, Arte Fiera è una fiera che serve ai galleristi, ai collezionisti, anche per diciamo, realizzare poi i risultati che si prefiggono. Quindi magari è la città che può stabilire di essere una settimana intera per l'arte, sì. Può essere una buona idea.